contemporanea, si è interessato di storia dei partiti, storia delle riforme elettorali, oltre a essere stato allievo del massimo storico del fascismo, Renzo De Felice, e quindi esperto anche in questo campo. E ora gli cederei subito la parola sul tema di oggi, che sono le radici politiche ed ideologiche della Costituzione. Grazie. Perché ci tenevo a fare un saluto, scusate la mia intrusione così un po' rapida, ma ci tenevo davvero a ringraziare il professor Sabatucci, perché questi incontri, l'ho detto l'altra volta, sono incontri che arricchiscono davvero la nostra formazione, quindi non è la solita lezione in aula, che è sempre più importante, ma andiamo a sondare altri terreni, sentiamo altre voci, sentiamo approfondimento altri punti di vista di persone che hanno studiato una vita queste cose, quindi ci possono dare molte indicazioni. Quindi davvero grazie a professor Sabatucci aver accolto il nostro invito, essere presente qui con noi nell'incontro con i giovani. Ringrazio anche il professore di storia e filosofia che da tempo organizzano questi incontri di approfondimento che qualificano la nostra offerta formativa. Il tema è quanto mai attuale, lo sapete, ma non solo per il vostro percorso di studi, quanto mai attuale per tutti questi ultimi mesi, l'ultimo anno, gli ultimi mesi, un po' che ci hanno travolto, coinvolto in questa vicenda della Costituzione, che comunque sia, diciamo che ha avuto, dal mio punto di vista, un elemento di positività. Come dire, le persone, volenti o nolenti, da una parte o dall'altra, sono riavvicinate alla nostra Costituzione, che forse prima ero un po' rimasta, diciamo, nel cassetto. Invece, se vi parlato di Costituzione, è importante parlare di Costituzione, è importante conoscere la Costituzione prima di parlarne, e quindi queste sono le occasioni importanti per tutti voi ragazzi di entrare nel merito e di avvicinarvi a questo testo fondamentale del nostro Stato. Quindi grazie ancora al professor Sabatucci e al professore di Storia e Filosofia per l'iniziativa. Grazie. Grazie a voi per l'accoglienza in questa bella scuola. Cominciamo proprio dai dati essenziali. Allora, l'Assemblea Costituente, perché è soprattutto di questa che oggi parleremo, l'Assemblea Costituente da cui è nata la nostra Costituzione, ancora in vigore, anche se con qualche cambiamento rispetto a qualche cambiamento è stato accolto, qualche altro, come voi sapete, è stato respinto. Dicevo, l'Assemblea Costituente da cui è uscita la nostra Costituzione, la nostra attuale Costituzione, è stata eletta il 2 giugno del 1946. Si dovrebbe dire il 2-3 giugno, perché anche allora si votò anche la mattina successiva alla domenica della votazione. È stata, scusate, avevo dimenticato di il cellulare, è stata eletta il 2 giugno del 1946, si è riunita per la prima volta il 25 giugno del 1946, ha terminato i suoi lavori circa un anno e mezzo dopo, o meno, sì, no, un anno e mezzo dopo, il 22 dicembre del 47, con l'approvazione del testo che poi è entrato in vigore il 1 gennaio 1948. Guarda caso, a un secolo quasi esatto dall'emanazione della vecchia Costituzione italiana, il cosiddetto Statuto Albertino, che era stato promulgato proprio nel marzo del 1840. Quindi noi stiamo ricordando queste date. La Costituente ha una vita non brevissima, cioè un anno e mezzo, quindi le ricorrenze possono essere diverse. Siamo nel 2016 e quest'anno ricordiamo appunto l'inizio dei lavori, l'insediamento della Costituente. L'anno prossimo avremo altre cose da ricordare e nel 1 gennaio 2018 potremo celebrare i 70 anni dell'entrata in vigore della Costituzione. Oggi si festeggiano molto gli anniversari, si festeggiano, si ricordano,
un tempo i settantesimi non ricordo fossero così, così celebrati, però è un modo anche questo per ricordare eventi importanti. E lo ricordiamo in questi giorni, in questi mesi, non solo per la ricorrenza anniversaria, ma anche, come ha detto poco fa il nostro preside, il nostro dirigente, perché il tema è stato centrale nel dibattito politico istituzionale del nostro paese, se ne è discusso moltissimo, forse anche troppo. Ecco, sono tutti buoni motivi per tornare sul tema, anche se noi che insegniamo storia o che studiamo storia non dobbiamo dipendere troppo né dalle ricorrenze né dall'attualità, che potrebbe anche essere causa di qualche forzatura, di qualche distorsione. Noi studiamo queste cose perché sono cose importanti, a prescindere anche, ripeto, appunto, dalle ricorrenze e dalle vicende politiche. E quindi penso che la cosa migliore sia affrontare il tema partendo da lontano, e partendo non tanto e non solo, poi ci arriveremo naturalmente, dalla storia, dalle origini della nostra assemblea costituente, quella che ha dato vita alla Repubblica, ma cominciando a parlare del tema della costituente in generale, cosa che non è sempre scontata. Parlare quindi dell'idea di costituente, del significato di un'assemblea costituente. Ecco, la storia delle assemblee costituenti è una storia relativamente recente. Le prime che noi conosciamo sono legate alle due grandi rivoluzioni politiche che hanno segnato così l'inizio, almeno di una certa periodizzazione, della storia contemporanea: la rivoluzione americana e la rivoluzione francese. Fra il 1787 e il 1788, quanto quindi la rivoluzione americana era già cominciata da diversi anni, si tenne una cosa che non si chiamava ancora assemblea costituente, si chiamava convenzione costituzionale, ma in effetti era un'assemblea costituente, per cui i rappresentanti dei vari stati dell'Unione che avevano combattuto la guerra di indipendenza contro la Gran Bretagna concepiscono, emanano il testo di una Costituzione. Questa è la prima assemblea costituente dell'età moderna, ma anche dell'antichità. Non ricordo che ci fossero state delle assemblee costituenti in passato. Subito dopo, due anni dopo, tra il 1789 e il 1791, abbiamo l'esperienza dell'Assemblea Nazionale Costituente in Francia. Dopo il famoso, siamo nel giugno del 1789, dopo il famoso giuramento della palla corda, quando i rappresentanti del terzo stato negli stati generali si riuniscono e dichiarano di essere loro i veri rappresentanti del popolo francese e si autoproclamano Assemblea Nazionale Costituente, che elaborerà una Costituzione che poi avrà breve vita, ma questo è un altro discorso. La storia della Rivoluzione francese è una storia molto piena di svolte e di contrasti. Comunque, ecco l'altra assemblea costituente, quasi coeva della prima, quella appunto con cui praticamente ha inizio la Rivoluzione francese. Delle grandi rivoluzioni dell'età moderna ne mancherebbe una, quella inglese, di cui si parla poco in genere, ma in questo caso non dobbiamo parlarne, per la semplice ragione che non c'è mai stata un'assemblea costituente in Inghilterra, in Gran Bretagna, e non c'è stata perché in Gran Bretagna non c'è una Costituzione scritta. Esiste una cosa che loro chiamano la English Constitution, ma è un'altra cosa, un insieme di tradizioni, di leggi che formano la Costituzione inglese, ma non è, ripeto, una Costituzione scritta, e quindi non c'è stata neanche un'assemblea costituente. Invece,
nel corso dell'Ottocento abbiamo avuto molte costituzioni, perché anche l'idea della Costituzione è un'idea relativamente recente, non dimentichiamo. E l'assemblea costituente è quell'assemblea in cui si elabora, da parte dei rappresentanti del popolo, appunto, una costituzione. In Gran Bretagna non c'è, e all'inizio dell'Ottocento non c'era in quasi nessun altro paese, salvo negli Stati Uniti. Nel corso dell'Ottocento abbiamo invece molte costituzioni, ma con una sola eccezione importante, quella francese del 48, abbiamo molte costituzioni ma non abbiamo assemblee costituenti. Perché? Perché a partire dall'inizio dell'Ottocento, poi andando avanti, tutti gli stati, appunto quasi tutti, si danno una costituzione, ma non attraverso l'assemblea, ma bensì attraverso una decisione dei sovrani, di stati nuovi che si vengono formando, come l'Italia, come il Belgio, come la Grecia e tanti altri, e anche di stati più antichi, che però, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, si danno delle costituzioni. Ma se le danno, ripeto, per iniziative e per concessioni di un sovrano, il quale in pratica propone un patto al popolo, lo sottoscrive, ma è sempre lui la fonte del diritto e dell'autorità. Mancava quindi in queste costituzioni ottocentesche, salvo, ripeto, quella pure destinata a breve vita della cosiddetta Seconda Repubblica Francese del 1848, dopo la rivoluzione del 48, mancava quello che noi chiamiamo un processo costituente. Quello che invece chiedevano i democratici, in base al principio che la sovranità popolare, la sovranità del popolo, si esercitasse non solo attraverso la normale attività di scrittura delle leggi, il potere legislativo, li chiamano, no? C'è il potere esecutivo, il potere giudiziario e c'è il potere legislativo. La Camera elettiva che rappresenta il popolo sovrano esercita il potere legislativo. Ma, dicevano i democratici, non basta questo, non basta che sia l'organismo espresso dal popolo, poi bisogna vedere cosa significava espresso dal popolo, perché a inizio 800 non c'era quasi, anzi non c'era in nessun posto il suffragio universale, votavano solo alcune categorie di cittadini, ma non basta che sia l'organismo espresso dal popolo a fare le leggi, è lo stesso impianto costituzionale, la stessa struttura dei rapporti di potere all'interno di uno Stato che deve essere decisa da un'assemblea speciale, da un'assemblea particolare, non da un semplice Parlamento, da un'assemblea, ripeto, che avesse il compito specifico di formulare la legge fondamentale, la legge delle leggi, quella a cui tutti si sarebbero dovuti attenere. Questa Costituzione doveva essere elaborata, espressa, scritta da un'assemblea che rappresentasse il popolo sovrano. Ecco cos'è un processo costituente. In Italia, l'Italia del Risorgimento, molti di quelli che si battevano per l'unità italiana, per l'indipendenza, per l'unità italiana, avrebbero voluto, e cominciare da Mazzini naturalmente, che si seguisse esattamente questa strada, quella di un'assemblea costituente. Si doveva fare la rivoluzione, fatta la rivoluzione, si doveva convocare un'assemblea costituente che avrebbe deciso gli ordinamenti del nuovo Stato. Questo volevano i democratici, questo voleva Mazzini, volevano con lui tanti, tanti patrioti. Mazzini, tra l'altro, e i mazziniani non si limitarono a teorizzarla, questa esigenza. Quando per la prima volta si trovarono a gestire il potere
uno Stato, anche se era uno Stato un po' speciale, che era lo Stato Pontificio, quando fu proclamata la Repubblica Romana, altra esperienza gloriosa ma di breve durata, nei territori dello Stato Pontificio, dell'ex Stato Pontificio, poi sarebbe tornato a essere tale, poi no, si tennero delle elezioni per un'assemblea costituente, l'assemblea costituente della Repubblica Romana, che voleva essere non solo l'assemblea costituente di quella Repubblica che si era formata appunto dopo che era stato cacciato il Papa, ma voleva essere il nucleo della Repubblica Italiana, la quale Repubblica Italiana doveva nascere proprio da un processo costituente. La Costituzione della Repubblica Romana, una Costituzione molto avanzata, non ebbe mai praticamente applicazione, perché proprio negli stessi giorni in cui la stavano elaborando e approvando, stavano arrivando le truppe francesi e, come sapete, posero fine violentemente all'esperienza della Repubblica Romana. Tornò il Papa e non se ne fece di nulla, però quella costituente rimase un documento importante. Questo libro che ho qua con me, che si chiama Costituzione Italiana, porta il testo della nostra Costituzione, ormai è invecchiato perché non tiene conto delle modifiche che sono state fatte a fine Novecento e anche di altre, comunque riporta quel testo, riporta il testo dei decreti che diedero poi il via alla Costituente, poi parlerò, ma riporta anche il testo della Costituzione della Repubblica Romana. Non è un caso, la Repubblica Italiana riconosce in qualche modo nella Repubblica Romana un precedente significativo. Però, ripeto, è un atto simbolico quello della Repubblica Romana, della Costituente e della Costituzione della Repubblica Romana. L'unità d'Italia si farà in un altro modo, come voi sapete. L'unità italiana si farà tramite un accordo fra patrioti che combattevano per l'indipendenza e un re, una dinastia, uno Stato, la dinastia Sabauda, il re Vittorio Emanuele II, il Piemonte, il regno di Sardegna, lo si chiama in vari modi, uno Stato che già esiste e che inglobò i vari territori che più o meno rapidamente, molto di più quasi subito, soprattutto dopo la spedizione dei Ninfi, che in qualche modo chiedevano o venivano fatti chiedere, come dire, venivano invitati a chiedere l'annessione al regno di Sardegna. I giochi sembrano riaprirsi quando Garibaldi libera il Mezzogiorno, caccia la dinastia dei Borbone, ma lì a quel punto si deve fermare, perché altrimenti sarebbe stata una guerra con la Francia. Era una prospettiva poco realistica allora, quella di fare una Italia su basi rivoluzionarie, probabilmente non sarebbe stato consentito da altri stati. Forse fu una scelta realistica quella di fare l'Italia in quel modo, quell'Italia, la cui unità fu proclamata nel marzo del 1861 con la legge sul titolo del re che diventava re d'Italia anziché re di Sardegna. Forse fu una scelta realistica, però certo lasciò l'amaro in bocca a tanti che si erano battuti invece per una diversa costruzione dello Stato unitario, non solo per una diversa struttura, ma per un diverso processo da cui far nascere lo Stato unitario. E quindi rimane nella storia dell'Italia unita questa vena un po' di rimpianto, di recriminazione sull'esito del processo di unificazione, per cui allora alcuni critici di questo processo parlarono di una conquista regia. Non c'è stata una rivoluzione nazionale, c'è stata una conquista regia. Lo stesso Mazzini, come forse voi sapete, finì i suoi giorni in esilio e in incognito, sotto falso nome, in Italia, perché era
colpito da un mandato di cattura. Quindi rimane, ripeto, nella storia d'Italia, anche una volta conseguita l'unità, in una parte almeno minoritaria sicuramente delle forze politiche, l'idea che l'unità d'Italia non si fosse fatta nel modo migliore proprio perché era mancato un processo costituente. Tant'è che anche quando poi l'Italia è già unita, ogni tanto si ricomincia a parlare di costituente, se ne parla per esempio alla fine della prima guerra mondiale, in un momento di grandi sconvolgimenti, di agitazione, si ripropone l'idea di fare una costituente, ma in realtà non credo ci credessero neanche quelli che la proponevano. Perché? Perché un'assemblea costituente è un'operazione che si fa quando si parte da zero, quando bisogna ricominciare tutto da capo. Anche oggi sentite ogni tanto qualcuno che dice ci vorrebbe una, convochiamo un'assemblea costituente. Secondo me è una stupidaggine. L'assemblea costituente è quella che deve ripartire da zero, ma quando c'è un Parlamento legittimamente eletto, allora in quel caso prima del 1946 c'era anche il re, come si fa a chiedere una costituente? Non è possibile, la costituente è un processo fondativo, non si può innestare su istituzioni che già esistono e già funzionano, allora come oggi. Però resta il fatto che il tema della costituente è presente nel dibattito politico, nel pensiero politico italiano, anche prima del 1946, 1945, 46, insomma, prima del momento in cui il problema si pone in modo impellente, ineludibile. Quando accade questo? Accade appunto dopo la caduta del fascismo. Come voi ricorderete, il 25 luglio 1943 il re Vittorio Emanuele II decide che è il momento di sbarazzarsi di Mussolini e del suo regime, perché l'Italia stava rovinosamente perdendo la guerra, gli alleati erano sbarcati in Sicilia e quindi il re decide di congedare, diciamo così, Mussolini, di farlo arrestare. Perché? Perché spera in questo modo di separare le sue responsabilità da quelle del fascismo e di salvare se stesso e l'istituzione monarchica. Se ci fosse riuscito, noi non avremmo avuto la costituente, avremmo avuto la continuità istituzionale, avremmo avuto la monarchia. Questo però non può essere. Perché? Perché l'operazione che il re e i suoi generali avevano concepito, quello di sganciarsi, di licenziare Mussolini insieme di sganciarsi dall'alleanza con la Germania, è un'operazione di estrema difficoltà e per lo più condotta malissimo. Cosa succede? Succede che a un certo punto il re scappa, l'esercito italiano si sfascia, si dissolve praticamente, anche perché è lasciato senza ordine, non le forze armate italiane. Succede che quando viene comunicato l'armistizio con gli alleati 8 settembre 1943, lo Stato italiano praticamente cessa di esistere. L'Italia diventa un territorio di conquista occupato nel centro-nord dai tedeschi, nel centro-sud dagli anglo-americani, che cominciano una lunga, faticosa risalita della penisola che si concluderà solo nel 45, nell'aprile del 45. Anche questa è una data convenzionale come la liberazione. Quindi una lunga storia. Ma perché va richiamata in questo caso? Perché il disastro dell'8 settembre, questo terribile sfascio da cui poi solo con molta fatica l'Italia si sarebbe ripresa, distrugge le speranze di pace di tanti italiani, ma distrugge anche le speranze del re di salvare se stesso e la monarchia. Se la transizione fosse avvenuta in modo indolore, il re poteva avere qualche chance. In quel modo
diciamo così, la stessa istituzione viene squalificata, anche se non è così immediata e così pacifica questa rottura istituzionale. È chiaro che bisogna ricominciare, che bisogna darsi delle nuove istituzioni, ma intanto si cominciano anche fra le forze antifasciste, fra quelle forze antifasciste, quei partiti che si erano riuniti nel Comitato di Liberazione Nazionale, che si proponevano come guida per la nuova Italia, anche fra loro c'erano dei contrasti. Il Comitato di Liberazione Nazionale era formato da 6 partiti. Di questi 3 erano partiti di sinistra, il Partito Socialista, il Partito Comunista e il Partito d'Azione. Poi c'era la Democrazia Cristiana, fondata, come anche gli altri partiti, peraltro. C'era i liberali, c'era un piccolo partito che si chiamava Democrazia del Lavoro. Ecco, i partiti di orientamento liberale e moderato e la stessa Democrazia Cristiana, sì, volevano che il re abdicasse, e il re non voleva saperne abdicare, ma volevano rinviare la soluzione della questione istituzionale. E quindi c'è uno stallo, un braccio di ferro che si trascina per mesi, fino a quando non arriva niente meno che il capo dei comunisti italiani, Togliatti, il quale arriva direttamente dall'Unione Sovietica, dove era in esilio, e dice: no, basta, non stiamo qui a discutere di monarchia o di repubblica, rimandiamo il tutto a guerra finita. E sulla base di questo compromesso si arriva appunto a un accordo tra le forze antifasciste in cui si afferma come punto principale che una volta liberata l'Italia sarà il popolo italiano attraverso l'assemblea costituente a darsi i suoi nuovi ordinamenti. Ecco che appare la costituente, in realtà era già apparsa prima, persino nel testo dell'armistizio che l'Italia aveva firmato a fine settembre con gli alleati si parlava proprio di libere elezioni che avrebbero dovuto eleggere un'assemblea costituente. Questo accordo, diciamo così, questo promesso, se vogliamo chiamarlo, viene sancito da un documento che è molto importante, che è il decreto luogotenenziale del 25 giugno 1944. Adesso non voglio farla lunga, perché il luogotenenziale? Perché allora il re si era, come si direbbe oggi, autosospeso e le funzioni le faceva il figlio Umberto in qualità di luogotenente del regno, quello che poi sarà battuto nel referendum del 1946. Questo decreto stabilisce all'inizio, l'ho letto perché è molto importante, tanto importante che viene chiamato anche prima Costituzione provvisoria, forse un po' un'esagerazione. Comunque, cosa dice? Eccolo qua. Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano, che a tal fine eleggerà a suffragio universale, diretto e segreto un'assemblea costituente per deliberare una nuova Costituzione dello Stato. Qui è espresso in modo molto, molto chiaro il concetto. I partiti rimandano le dispute alla liberazione, dopo liberazione, sarebbe dovuto ancora un anno, e si impegnano appunto a convocare un'assemblea costituente che avrebbe quella sì deciso l'ordinamento dello Stato. Però, per arrivare a questo traguardo, deve ancora passare del tempo. Siamo nel giugno del 44, manca quasi un anno all'aprile del 45, o al maggio, poi i giorni della liberazione definitiva, della fine della guerra, cambiano a seconda del luogo. Comunque, manca ancora del tempo e si continua a discutere su come si debba tenere questa consultazione.
E ci sono vari motivi di discussione che riguardano quelli che dovranno essere i poteri dell'Assemblea Costituente. E su questo appunto si accende un dibattito, finché si arriva a un nuovo decreto luogotenenziale del 16 marzo 1946, che cambia per molti aspetti quello del giugno del 45. Non vorrei entrare in dettagli troppo tecnici, ma non è poi così complicato. Quello stabiliva quelle cose. Questo nuovo decreto, siamo ormai a marzo del 46, perché si aspetta tanto? Si aspetta tanto perché in un'Italia devastata dalla guerra, dove non funzionavano le comunicazioni, dove i treni non funzionavano, dove c'era ancora un'enorme quantità di prigionieri che dovevano ritornare dalla prigionia, in quell'Italia era difficile organizzare delle votazioni regolari. Quindi si aspetta, si rimanda, e mentre si rimanda si cambia e si stabiliscono cose diverse rispetto a quelle che saranno le prerogative della Costituente. Si stabilisce in primo luogo che l'Assemblea Costituente avrebbe fatto solo la Costituente, cioè si sarebbe occupata solo della Costituzione. Non avrebbe quindi svolto i poteri di legislazione ordinaria, non avrebbe fatto il Parlamento. Ancora fino alle nuove elezioni del nuovo Parlamento, secondo le nuove regole, le funzioni legislative le avrebbe fatte il governo. Sarebbe lungo spiegare perché si aveva paura di un'assemblea onnipotente che riunisse in sé tutti i poteri. Fatto sta che si decide che l'Assemblea Costituente non avrebbe svolto i compiti di legislazione ordinaria, cioè quella di fare le leggi normali. Ma soprattutto si decide una cosa ancora più importante, che il giorno stesso delle elezioni per l'Assemblea Costituente, vediamo se trovo. Eccolo qua, il decreto luogotenenziale del marzo del 46, si dice che contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente il popolo sarà cambiato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato, Repubblica o Monarchia. E qui esce fuori una cosa che prima non c'era nel decreto del giugno del 45, del 44, di referendum non si parlava. Nell'armistizio non si parlava di referendum. Come esce fuori questa idea del referendum? Per vari motivi che sarebbero lungo spiegare, se no non arriveremo mai poi alla nostra Costituzione, però ci stiamo avvicinando. Un motivo è di tipo politico, soprattutto quello che si sarebbe affermato, non c'erano ancora state le elezioni, si sapeva che sarebbe stato un partito molto forte, cioè la Democrazia Cristiana, non vuole che sia la Costituente a decidere. Perché? Perché sulla sua Costituente il suo elettorato, in gran parte fatto da moderati, si sarebbe spaccato. Probabilmente. Affidando l'esito della consultazione a un referendum si dà una chance in più alla monarchia, probabilmente. Se avessero deciso gli eletti dei partiti, la monarchia non avrebbe avuto proprio nessuna speranza di partenza. C'è anche un altro motivo, forse più nobile, che è quello di dare alla scelta una base popolare forte e autentica. Una decisione presa a suffragio popolare universale, a questo punto universale non solo maschile, nel frattempo all'inizio 45 era stato varato un decreto del governo Bonomi di cui non si parla mai, ma che invece è molto importante perché stabiliva che il diritto di voto era esteso anche all'altra metà della popolazione che fino allora ne era stata esclusa, ovvero le donne. Poi si pensava che una consultazione a suffragio popolare avrebbe dato all'opzione scelta, fosse essa repubblica o monarchia, una base più forte, l'avrebbe legittimata ulteriormente. Fatto sta che si decide che la Costituente avrebbe avuto sì qualche, oltre
a quello di fare la Costituzione, dove ha avuto il compito di votare la fiducia al governo, cosa molto importante, di pronunciarsi sui trattati internazionali, cosa ancora più importante forse in questa situazione. Però la Costituente doveva occuparsi di fare solo la Costituzione. Quindi noi a questo punto del referendum non ne parliamo, tanto sapete com'è finita, se ne potrebbe parlare a lungo naturalmente, ma non riguarda più il tema della Costituente. La Costituente farà tutte le norme, prenderà le decisioni che vorrà, ma su monarchia repubblica deciderà direttamente tramite referendum. Parliamo allora finalmente della Costituente. Prima però bisogna anche dire qual è, grosso modo, per grandi linee, il risultato delle elezioni per legge. Vi ho detto prima che si era stabilito che si sarebbero tenute insieme alle elezioni costituenti anche il referendum. Ma vediamo le elezioni della Costituente, perché si parla sempre del referendum e delle elezioni per la Costituente se ne parla meno, ed è un errore, perché ci serve non solo a capire qual è la composizione della Costituente, ci serve anche a capire qual è la geografia politica dell'Italia dopo più di 20 anni, a seconda del termine a quota noi scegliamo, di dittatura, in cui non si era votato per niente, si era votato in modo fasullo, su liste uniche, eccetera, eccetera. E qui abbiamo dei dati molto importanti, anche perché si riveleranno poi non effimeri. Allora, che succede nelle elezioni per la Costituente? Succede che al primo posto si colloca, come molti immaginavano, la Democrazia Cristiana, col 35,2% dei voti. Diventa il partito più forte. Era un, non la Democrazia Cristiana, si chiamava Partito Popolare, era qualcosa di molto simile. Prima del fascismo era stato già un partito forte, importante, però intorno al 20%. Qui andiamo al 35%. Ed è di gran lunga il primo partito. Novità. Seconda novità, c'è una conferma complessiva, anzi diciamo che questa forse è la prima novità, diciamo, ecco, mettiamola in ordine migliore. La prima novità è la conferma complessiva dei partiti antifascisti, quelli che stavano governando, che avevano governato fino allora e di cui molti contestavano la legittimità a governare perché non c'erano state elezioni. Bene, a posteriori i partiti antifascisti hanno una clamorosa conferma da parte dell'elettorato, che aveva anche delle altre opzioni, c'era l'uomo qualunque, c'era un piccolo partito monarchico che non univa tutti i monarchici, però la gran parte dell'elettorato, forse il 90%, vota per i partiti che avevano, non solo per i partiti per il CNR, perché c'era anche il Partito Repubblicano, ma il quale non faceva parte del CNR, ma su questo non voglio fermarmi, votano per i partiti che avevano governato, per i partiti antifascisti che avevano governato fino ad ora. Seconda novità, prima di quella che vi ho detto prima come prima, che invece mi metterei al terzo posto, un bel pensaggio. La seconda novità è che a stravincere sono i partiti di massa, i tre partiti di massa: Democrazia Cristiana, Partito Comunista e Partito Socialista. Ecco perché mi sono sbagliato nell'ordine, perché avevo cominciato a darvi le cifre percentuali, poi ho cambiato discorso. Torniamo alle cifre percentuali, che è meglio. Cifre percentuali sono 35%, 35,2% Democrazia Cristiana, 20,7% Partito Socialista, 18,9% Partito Comunista, che quindi viene dopo. Poi a larga distanza i liberali, i liberal democratici riuniti tutti quanti nell'Unione Democratica Nazionale,
6,7%. Allora, dove sono le novità? Come vi ho detto, conferma dei partiti antifascisti, vittoria dei tre partiti di massa, sconfitta clamorosa di quei gruppi, di quei personaggi, di quelle posizioni che avevano governato l'Italia liberale per più di 60 anni, per circa 60 anni. Quando voi studiate l'Italia liberale, l'Italia giolittiana, Crispi, Giolitti, la destra storica, la sinistra, chi erano tutti quelli? Erano dei liberali moderati, dei liberali progressisti, ma quella era stata la classe dirigente dell'Italia Unita. Bene, nel 1946 quelli che egemonizzavano la vita politica si ritrovano tutti insieme col 6,7% dei voti. Questa sì che è una rivoluzione. A chi sono andati quei voti? In parte ai partiti di sinistra, in parte ai piccoli partiti che stavano sulla destra, ce n'erano. Ma in parte alla Democrazia Cristiana, che si afferma come partito di governo e come partito di maggioranza. Ecco, questa è il verdetto di queste prime elezioni. Che cosa ci dicono questi dati? Per quanto riguarda il nostro problema, la questione della Costituente, ci dicono che alla Costituente non esiste una maggioranza di sinistra né una maggioranza di centrodestra. Di centrodestra forse, ma molto risicata. E per creare delle maggioranze, quindi per fare una Costituzione condivisa, ci doveva essere una grande convergenza. La grande coalizione, se no non ci si riusciva. E questo spiega molte cose a proposito di quello che è stato chiamato il compromesso costituente. Il compromesso costituente che regge, che si rivelerà così forte, che poi è soprattutto fra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, sarà così forte da reggere anche poi alla rottura fra i partiti antifascisti che interverrà nel maggio 1947, quando la guerra fredda spaccherà in due lo schieramento politico italiano. Ecco, siamo arrivati finalmente ai lavori della Costituente. Ci ho messo troppo per arrivarci, probabilmente, comunque, ovviamente non posso neanche pensare di raccontarvi nei lavori della Costituente, perché sono una storia molto lunga e molto complessa, però qualche punto penso di poterlo trattare. Allora, l'Assemblea inizia i suoi lavori il 25 giugno, è due anni dopo il famoso decreto luogotenenziale del 44. Inizia i suoi lavori nell'aula di Montecitorio in un'atmosfera molto solenne e anche di entusiasmo. Cioè, c'è l'idea che sia un compito storico davanti, addirittura il laico Benedetto Croce invoca la presenza dello Spirito Santo nell'aula di Montecitorio, il Veni Creator Spiritus. Questo per dire che l'occasione era importante ed era sentita come tale. E i primissimi adempimenti sono l'elezione del Presidente dell'Assemblea. Quando si unisce per la prima volta un'Assemblea, la prima cosa che fa è scegliere un Presidente. E sceglie un Presidente socialista, che è Giuseppe Saragat, che di lì a qualche mese sarà protagonista della scissione socialista e si dimetterà da Presidente della Costituente e subentrerà Terracini in comunista. Il secondo adempimento urgente è l'elezione del capo provvisorio dello Stato. Ci vuole un capo dello Stato, ma il re non c'è più, il referendum lo ha cacciato. E non si sa quali saranno i poteri del capo dello Stato, neanche se ci sarà un capo dello Stato. Allora si elegge un capo provvisorio dello Stato, nella persona di Enrico De Nicola, vecchio giurista di scuola liberale e, cosa importante, monarca.
un gesto di distensione. Come sapete, il referendum aveva diviso in due l'Italia per non esercitare vendette, per dare prova di equanimità. Si elegge per il capo provvisorio dello Stato un monarchico. Non ha mai fatto mistero della sua adesione alla monarchia. Anche il primo presidente vero e proprio della Repubblica, Einaudi, e anche lui ha votato monarchia. Una manifestazione di lungimiranza, tutto sommato. Dopodiché bisogna organizzare i lavori. L'Assemblea Costituente è formata da 556 membri. Ora è difficile che un'assemblea di 556 membri si metta insieme a scrivere un documento costituzionale. Non è possibile. E allora che si fa? Cosa si fa in questi casi? Si elegge una commissione. Una commissione formata da 75 membri che avrà il compito di stendere un progetto di testo costituzionale, il quale poi, una volta scritto, dovrà andare in aula ed essere discusso invece dall'Assemblea in forma plenaria, da tutta l'Assemblea, non solo dalla Commissione. La Commissione del 75, dei 75, viene, anche qui c'è un presidente che è un altro liberal democratico, che si chiama Nuccio Ruini, viene divisa in tre sottocommissioni. Una sui diritti e doveri dei cittadini, presieduta da un democristiano, un'altra sull'organizzazione dello Stato, presieduta da Terracini, comunista che poi diventerà presidente della Costituente, e un'altra sui rapporti economici e sociali. Ecco, e qui già questa divisione ci dice qualcosa su quello che farà la Costituente e su come sarà la Costituzione. Ci dice che la Costituzione sarà diversa dalle Costituzioni dell'Ottocento, che si limitavano in genere a una Costituzione breve, e come anche lo Statuto Albertino, e come si dice flessibili, cioè non entrando troppo nei dettagli, lasciavano parecchio spazio all'interpretazione. Qui invece si intende fare una cosa diversa e si intende soprattutto prendere in esame e inserire nella Costituzione questioni, esigenze che nelle vecchie Costituzioni non trovavano posto. Per esempio, oddio, non è che non ci fossero naturalmente le norme, come dire, che sancivano le libertà liberali, per chiamarle così. Quindi si parlava di libertà di stampa, di inviolabilità del domicilio, di libertà di associazione, di libertà di pensiero e quant'altro. C'era tutto questo, ma non c'era solo questo. Bisognava inserire dell'altro, bisognava fare una Costituzione. Qui si possono fare tanti, c'è tutta una terminologia. Io non sono un costituzionalista, quindi non mi fermo, insomma, si parlava di Costituzione formale, di Costituzione sostanziale, di Costituzione materiale, di Costituzione precettiva e anche, nel nostro caso, di Costituzione programmatica, ovvero si indicano non solo i principi generali e le regole, i paletti, ma anche quali sono le esigenze a cui il nuovo Stato dovrà andare incontro, e quindi il lavoro, una retribuzione giusta, l'aiuto ai più deboli, la solidarietà, tutti concetti che nelle vecchie Costituzioni non c'erano. Il precedente semmai era quello della Costituzione di Weimar, ma non ne parliamo, del 1919 in Germania. Si rinvia quindi a delle esigenze di tipo sostanziale, non solo di tipo formale, non solo di tipo giuridico. E su questo terreno che si stabilisce questa intesa forte fra DC e sinistra, in particolare fra DC e PC.
o almeno quella parte della DC che si ispira direttamente alla dottrina sociale della Chiesa e che guarda con una certa attenzione, pur nella contrapposizione politica che pure rimane, che poi diventerà più dura, all'altra sponda, in particolare ai comunisti, alla loro capacità di radicarsi nella classe lavoratrice. Con i socialisti era più difficile andare d'accordo, perché i socialisti erano più laici, erano più legati alle pregiudiziali ottocentesche, alle pregiudiziali laiche in particolare. Invece si crea questa intesa, appunto, che presuppone degli esperimenti di ingegneria sociale che non rientravano nella logica del vecchio Stato federale. Esempio di questa convergenza, il più famoso di tutti, è quello sull'articolo 1. Sapete tutti che come dice l'articolo 1? L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. E qui si discute un po', perché i comunisti avrebbero voluto dire che l'Italia è la repubblica dei lavoratori. Questo era un po' troppo, faceva un po' Unione Sovietica. No? Se ne discute, alla fine uno dei principali esponenti della DC in costituente, Amintore Fanfani, uno dei cosiddetti professorini, li chiamavano in questo modo, Fanfani, Moro, Labira, Lazzari, eccetera, eccetera, perché erano tutti professori. Bossetti, che professore non era, insomma, forse comunque. Questi qui erano in qualche modo disposti a dialogare su questi temi e soprattutto non si riconoscevano per niente nella tradizione dello Stato liberale. Avevano un'altra filosofia, un'altra formazione culturale. Dicevo, quindi, Fanfani propone questo compromesso non dei lavoratori ma fondata sul lavoro. Frase che a ben pensarci significa poco, eh? Avrei voluto vedere che scrivessero che era fondata sull'ozio. Però che cosa significa? Significa un orientamento, significa che la maggioranza della Costituente, questa maggioranza, assume un atteggiamento favorevole ai lavoratori, pro-labor direbbero in inglese. Assume un atteggiamento che vuole indirizzare la Costituzione sui binari anche della ricerca della giustizia sociale. E qui ci sono tanti altri articoli. Nell'articolo 2 parliamo dei primissimi articoli, quelli dei principi generali, dei doveri imprescindibili di solidarietà. Nel 3 si dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli con i che si sovrappongono alla piena esplicazione dei talenti, delle risorse di chiunque. L'articolo 4 in pratica dice che c'è una sorta di diritto al lavoro, insomma. Poi anche nella parte successiva, nel titolo 3, sui rapporti economico-sociali, insomma, si parla molto anche di queste cose nella Costituzione italiana. E questo terreno è quello che permette la convergenza fra parti politiche che su altri temi erano invece distante o addirittura contrapposte. Terreno di convergenza lo si trova anche per quanto riguarda l'ordinamento dello Stato e in genere implicitamente il funzionamento del sistema politico. Qui bisogna ricordare, anche qui farò molto rapidamente, cercherò di fare rapidamente, sto andando fuori dei tempi, me ne scuso in anticipo. No, sono già ampiamente fuori. No, perché no, adesso stavo pensando al mio treno, scusate. Vi dicevo, un accordo di sostanza lo trovano le principali forze politiche, con poche eccezioni, sull'impianto, appunto, su come funziona lo Stato. In particolare su una scelta che è prioritaria e fondamentale, la scelta di un sistema parlamentare. Attenzione, cosa significa un sistema parlamentare? Non significa un sistema in cui c'è un Parlamento, sennò quasi tutti i sistemi sarebbero parlamentari. Significa un sistema in cui il Parlamento
ha una sorta di primato, perché il governo, l'esecutivo, si regge fino a quando ha la fiducia del Parlamento. Io avrei sentito dire queste cose in questi giorni, di governi, di crisi, eccetera. Nel sistema parlamentare, che esisteva in Italia, anche se non a livello, non era sancito dallo statuto, era una prassi, già dai tempi di Cavour, il sistema parlamentare, il governo sta in piedi se ha la fiducia del Parlamento. Se il Parlamento gli nega la fiducia, il governo se la dà. Questo è il sistema parlamentare. Mica sono tutti i parlamentari, i sistemi democratici. Esiste quantomeno un altro modello, che è il sistema presidenziale, dove il potere esecutivo rappresentato dal Presidente e il potere legislativo rappresentato dal Parlamento hanno due forme di elezioni e due legittimazioni diverse, sono separati, il che può dare anche quello i suoi inconvenienti. Il sistema italiano è invece un sistema parlamentare, legislativo ed esecutivo, Parlamento e Governo vengono dalla stessa legittimazione. Dicevo, una scelta naturale rispetto alle tradizioni dell'Italia, anche dell'Italia liberale, e con alcuni inconvenienti che poi vi dirò. Parentesi, anche in Italia c'è il Presidente della Repubblica, ovviamente, ma il Presidente della Repubblica, che ha poteri importanti, non è il capo del governo, è un'altra cosa, no? In America invece il Presidente è il capo dell'esercito. Dicevo, perché questa scelta? Perché in parte è una mia tradizione, ma in parte perché una scelta diversa faceva paura, e faceva paura perché c'era quello che è stato chiamato il complesso del tiranno. Si veniva dall'esperienza di una dittatura, un sistema in cui il capo del governo avesse molti poteri spaventava perché evocava l'immagine di una possibile dittatura. Era probabilmente un errore, però bisogna anche comprenderlo in quella situazione con quei precedenti alle spalle. Non solo, c'è un altro motivo: i partiti, mentre sottoscrivono questi accordi e scrivono la Costituzione, non sanno ancora quali sarebbero stati gli equilibri di governo delle successive delle legislature, che poi si sarebbero iniziate con il 48, e diffidavano gli uni degli altri. C'erano i comunisti che avevano paura, in caso di rottura, e poi ci fu, di essere addirittura messi fuori legge. C'erano gli altri, i moderati, che avevano paura che i comunisti, anche sulla scorta di quanto stava avvenendo in Europa orientale, prevaricassero. Quindi il sistema parlamentare è un sistema in cui, siccome in Parlamento sono rappresentati tutti, o quasi tutti, tutti si sentono garantiti. E anche questo detta una scelta di questo genere. Un sistema parlamentare che in pochissimi contestano, salvo alcuni di parte liberale e democratica, anche del Partito del Sole, Piero Calamandrei, voleva la Repubblica Presidenziale. Al sistema parlamentare si accoppia poi un'altra scelta fondamentale, quella del sistema elettorale, scelta che non è nella Costituzione, eh? Altrimenti come avremmo fatto a cambiare tanti sistemi elettorali se ogni volta avessimo dovuto cambiare la Costituzione? Ci abbiamo provato adesso, ma non è andata. La scelta che si fa in questo caso è la stessa scelta che si è fatta, che il governo ha fatto, e anche forse le autorità alleate, per l'elezione dell'Assemblea Costituente. La proporzionale con voto di lista, proporzionale pura, senza premi di maggioranza, senza collegi uninominali, meccanismi maggioritari che in qualche modo distorcono la rappresentanza, no. Un sistema che rispecchia fedelmente, il più fedelmente possibile, gli orientamenti dell'elettorato. Sistema migliore, direte voi. Non sempre, perché rispecchiando fedelmente tutti gli orientamenti,
il sistema elettorale proporzionale frammenta la rappresentanza e quindi rende spesso difficile la formazione di un governo. E siamo sempre lì, il complesso del tiranno, meglio garantirsi, meglio che ognuno abbia comunque il suo spazio, oltre a un criterio di giustizia distributiva, perché questo è un altro appoltello. In astratto il sistema proporzionale è quello che dà a ciascuno il suo. Si potrebbe anche parlare, visto che il tema è di attualità, del Senato, della scelta del bicameralismo, non una Camera ma due, al sistema che ancora è in vigore. Si arriva anche un po' per caso, perché prima si vuole fare un Senato rappresentante degli interessi economici, poi degli enti locali, si cambia fino a che non si arriva poi al Senato fotocopia, sostanzialmente inutile secondo me. Perché si arriva anche qui alle due Camere, al bicameralismo perfetto? Perché così si distribuisce, perché così c'è un maggiore controllo reciproco, perché due Camere è meglio che one, come diceva quello della pubblicità, no, ma era una pubblicità di qualche anno fa, poi non me la ricordo. Insomma, lo scopo è evitare l'eccessiva concentrazione. In questo modo però, attenzione, mettendo insieme il sistema parlamentare, la legge elettorale proporzionale, che era quella con cui era stata eletta la Costituente, ed era giusto che l'Assemblea Costituente si deve eleggere con il sistema proporzionale, mettendo insieme questi sistemi, chi si va a rafforzare? Certo il Parlamento. Ma quando l'elettore va alle urne, chi vota nel sistema proporzionale? Vota il capo di un governo, vota una maggioranza? No, vota un partito. E se ci sono le preferenze, anche un candidato. Questo significa che il partito è il destinatario del voto popolare. Significa che il partito è un organismo forte, un organismo importante, perché è il titolare del. E se in Parlamento sono rappresentati i partiti, anche il Parlamento sarà espressione dei partiti. Ecco perché nasce quella che è stata chiamata giustamente la Repubblica dei Partiti, che, attenzione, è stato usato poi soprattutto nell'ultima fase della Prima Repubblica con tono critico, quasi spregiativo, ma i partiti allora erano invece molto considerati. Erano considerati dai più, non da tutti, per la verità, il canale principale attraverso cui si esercitava la volontà popolare. Ecco così come nasce, appunto, e nasce con l'appoggio di quasi tutti, salvo poche voci isolate, di parte liberale soprattutto, come nasce quella che verrà chiamata la Repubblica dei Partiti. Attenzione! La Costituzione non dice niente quasi sui partiti, c'è un solo articolo, l'articolo 49, che dice che il cittadino è libero di associarsi in partiti con metodo democratico per determinare l'orientamento della politica nazionale. Punto. Non dice altro sui partiti. Poi c'è il problema di che cosa significa questo con metodo democratico. Significa che il partito deve partecipare alla Costituzione democratica, a elezioni democratiche, come è ovvio. O significa che deve essere democratico anche al suo interno, e qui si aprirebbe un altro problema, anche questo è stato posto oggi, in questi giorni. Ci sono altre questioni su cui i partiti non sono così d'accordo come la grande maggioranza, come lo erano stati su questi grandi temi. Anche proprio sulla questione dell'ordinamento dello Stato c'è il problema delle autonomie, per esempio. Nel testo della Costituzione viene inserito un riferimento alle autonomie. La Repubblica, si dice, promuove le autonomie. Nella Costituzione sono previste le regioni, che poi verranno attuate invece solo molto più tardi. Altro problema: la Corte Costituzionale, organismo di garanzia che fa il controllo di costituzionalità,
se ne discute, ma non vengono attuate se non nel 55-56. Qui è un caso abbastanza singolare, perché i partiti hanno posizioni diverse al loro stesso, cioè cambiano idee, mettiamola così. Quando si decide di fare le regioni, a volerle sono i cattolici, da sempre i democristiani, da sempre favorevoli alle autonomie, per il primato della società sulla politica, come espressione appunto della società civile. I comunisti sono perplessi o contrari, e i socialisti, come al solito, un po' dopo. Alla fine passa in Costituzione, anche perché la PC aveva una forza notevole, ma non verranno mai attuate, non verranno mai attuate fino al 1970. Perché? Perché chi sta al governo non ha interesse a delegare troppi poteri alle regioni, agli enti territoriali. Quando però dal governo invece poi va all'opposizione, invece le vuole le autonomie. Così appunto le sinistre saranno contrarie alle regioni e alla Corte Costituzionale quando stanno al governo, favorevoli invece quando stanno all'opposizione. La Democrazia Cristiana è il contrario, sarà contraria alle regioni e anche alla Corte Costituzionale finché sta al governo, e ci resterà per un pezzo. Ancora, direi che voglio solo accennare a un paio di punti, a un paio di momenti in cui invece ci sono delle rotture, degli scontri importanti, ce ne sono parecchi, ma voglio ricordarne soltanto due. Il primo, sono tutti e due, si collocano nella fase in cui della discussione in aula, non nelle commissioni. Le commissioni finiscono il loro lavoro nel marzo del 47. Nel tempo che era stato dato all'intera Assemblea Costituente per finire i suoi lavori, ma ci metterà un bel po' di più, un annetto in più del previsto, finisce i suoi lavori, e da allora poi è l'aula che discute articolo per articolo, titolo per titolo, tutte le parti della Costituzione. Momenti di scontro, diciamo. Il primo, siamo nel marzo del 1947, che parliamo di quello che sarà poi il famoso articolo 7. Qual è l'articolo 7? Qualcuno se lo ricorda di voi? È quello che parlava di Stato e Chiesa. Vediamo se lo troviamo. Ecco. Attenzione, lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Ma nella Costituzione si scrive che i rapporti fra Stato e Chiesa sono regolati dai patti fatti da Mussolini, tra l'altro, con il Vaticano un po' di anni prima? Strano, no? Questa è una cosa che la DC vuole assolutamente. La Democrazia Cristiana è un partito importante, però è in qualche modo tenuto un po' sotto tutela dalla Chiesa. E la Chiesa non vuole perdere i vantaggi acquisiti con il trattato e con il concordato, quindi con i patti lateranensi. E ne fa una questione proprio dirimente. Però non ce la fa con la sua maggioranza. Che succede, o forse ce l'avrebbe fatta lo stesso, non si sa, che arriva il solito Deus ex machina, ovvero Palmiro Togliatti, ancora una volta, quello della svolta di Salerno, leader del Partito Comunista, il quale dice sì, ma noi non dobbiamo rompere l'unità del popolo italiano, se questo vuole il mondo cattolico, e i comunisti votano a favore. E questo è un caso che fa scalpore, suscita le ire degli altri partiti di sinistra e degli stessi militanti comunisti, in qualche caso, che erano stati informati fino a poco tempo prima che si sarebbe votato contro l'inclusione del patti lateranensi. E allora credo che nasce
la battuta di Guareschi, credo, del controordine compagni. E il controordine fu. Altro momento di tensione, direi, fu quando, in virtù delle prerogative che aveva, l'Assemblea Costituente è chiamata a ratificare o meno il trattato di pace. Siamo nell'estate del 47, nell'agosto del 47. Il trattato di pace era stato firmato nel febbraio ed era un trattato pesante. L'Italia era un paese che aveva fatto la guerra dalla parte sbagliata, non dobbiamo dimenticare. Ma molti si erano fatti delle illusioni. Pensavano che con lo sganciamento dell'ultimo periodo potesse l'Italia avere un trattamento migliore, e invece il trattamento è un trattamento abbastanza duro, in realtà non poi così terribile, però comportava delle perdite dolorose, soprattutto sul confine orientale. Poteva l'Italia non firmare quel trattato? No, non poteva, perché dipendeva in tutto e per tutto dagli alleati. Non poteva rompere con i suoi nuovi alleati. Ciò nonostante, una parte dell'Assemblea Costituente, i vecchi politici liberali, più sensibili ai richiami patriottici, compreso Benedetto Croce, Vittorio Emanuele Orlandi, strepitano contro la ratifica del trattato, fanno dei discorsi molto, molto retorici e votano contro. I partiti di sinistra, che non sanno che fare, si astengono, uno esce dall'aula, l'altro si astiene, e comunque la ratifica passa. Però anche questo è uno scontro duro e che oppone in questo caso non tanto la destra e la sinistra, ma piuttosto gli uomini del vecchio Stato liberale e invece gli uomini dei partiti. Così siamo arrivati un po' di corsa. Il 22 dicembre del 47 l'Assemblea Costituente approva il testo, con il testo, poi sarà il testo della Costituzione, con 453 voti a favore e 62 contrari, quindi non dico all'unanimità, ma con un margine molto ampio, molto ampio. Ed è questo il vero capolavoro politico, è questo il grande risultato. Avete ottenuto una maggioranza molto ampia, una convergenza molto ampia, in un'Italia divisa e in un mondo diviso, dove appunto si stavano aprendo le grandi fratture della guerra fredda, anzi si erano già aperte nel 1947. Ecco, qui sta secondo me il merito principale della Costituzione. Avrete sentito spesso dire in questi ultimi tempi che noi abbiamo la Costituzione più bella del mondo, che tutti ce l'invidiano, tutte stupidaggini, anche perché chi lo dice dovrebbe aver letto qualche altra Costituzione, forse costituzionalista, un diritto comparato, non sono in molti. Ma poi una Costituzione non si giudica in base alla sua bellezza, alla sua funzionalità, alla sua razionalità, agli obiettivi che riesce ad assicurare. Certo, è vero che la Costituzione è bella nel senso che ha una qualità formale notevole. Pensate che la stesura fu poi sottoposta per una riscrittura a un costituente che era anche un grande latinista, che era Concetto Marchesi, il quale, non contento, chiama altri due scrittori, Antonio Baldini e Pietro Pancrazzi, per rimettere a posto l'italiano. Infatti, se la leggete, vedete che è scritta molto bene e in forma molto concisa, salvo il nuovo titolo quinto, che è stato aggiunto, quello sulle autonomie locali, che è stato aggiunto, inserito nel 99, e che in confronto al resto della Costituzione è un pasticcio orribile da leggersi. In questo senso è vero che la Costituzione è bella, la più bella del mondo, e altro discorso, ma appunto la sua qualità non sta tanto nella forma e neanche poi nei suoi contenuti intrinseci. In qualche caso possono essere anche invecchiati, possono essere anche non convincenti, possono esserci dei punti deboli. A mio parere i punti deboli sono due: uno è quello che vi ho detto prima, il complesso del tiranno, cioè la paura di un esecutivo troppo efficiente, che
forse in qualche caso dovrebbe essere mutata nel suo contrario. Cioè, anche un esecutivo poco efficiente può fare molti danni. L'altro punto debole, secondo me, il mio parere, è la contraddizione, però è una contraddizione che sta nelle cose, fra il carattere programmatico della Costituzione e invece poi la realtà di uno Stato, di un Parlamento che prende delle decisioni. Se la Costituzione entra troppo nel dettaglio e dice bisogna, che ne so, aumentare i salari a tutti, poi viene eletto regolarmente il governo che invece nel suo programma che bisogna diminuire il salario a tutti, che si fa? Si va contro la Costituzione? Ecco, questo è un problema non solo della nostra Costituzione, ma di tutte le Costituzioni che entrano nel merito dei problemi e che a volte creano delle contraddizioni. Ma tutto questo non ci impedisce di parlare di un'operazione di successo, di un'operazione riuscita. Avevo detto di non fare troppi riferimenti all'attualità. Ecco, ma se facciamo il confronto fra allora e oggi, per portare in porto una piccola riforma della Costituzione, forse brutta, forse buona, non si sa, penso una cosa non di grande rilievo, ci siamo spaccati, abbiamo litigato dentro i partiti, eccetera. Allora, in una situazione in cui ben altre erano le tensioni ideali, politiche, economiche, eccetera, eccetera, sociali, si è riusciti a fare una Costituzione che, bene o male, ha raccolto un consenso molto largo ed è durata per una settantina d'anni. Grazie. C'è un po' di tempo, un po' ne ho rubato io, però un po' di tempo per vostre domande, interventi, richieste, osservazioni c'è. Sono studenti docenti. Ho visto che ha alzato la mano. Ecco, non è vero. Io ha fatto solo salutato qualcuno. Uno e due, forza. Decidete voi in che ordine. Alzati in piedi. Ma lei pensa che il complesso del tiranno sia vivo anche oggi o sia scomparso nel corso del tempo? Prima ne stavo parlando. Per quanto io ne so dovrebbe essere scomparso, ma non lo è. Non lo è. Perché appunto lo abbiamo visto anche di recente. La riforma, combinato riforma costituzionale e riforma elettorale che è stato proposto adesso in quest'ultima fase, può essere discutibile, può piacere o non piacere, però per contestarlo sono stati usati, secondo me, dei toni alquanto esagerati. Il Presidente del Consiglio, che è anche padrone della maggioranza, ma come? Il sistema parlamentare sempre così. Il sistema parlamentare, il Presidente del Consiglio e la maggioranza parlamentare sono praticamente una cosa sola. L'anomalia è quando sono diversi. Ecco, questo per dire che forse anche per colpa di quelli che danno adito a queste cose, un po' di questo complesso del tiranno è rimasto nella forma di un certo conservatorismo costituzionale. Per me non è comprensibile, mentre tutte le critiche sono comprensibili, Renzi diventerà come Mussolini, questa mi sembra, ma anche Berlusconi diventa come Mussolini. Se poi è Berlusconi a dire che Renzi sarà come Mussolini, allora siamo alla totale, no? Ecco, quindi sì, c'è, per vari motivi culturali,
per attaccamento alla Costituzione, alla tradizione, eccetera, però nonostante oggi non si vedano dittatori alle liste, però il complesso c'è. La mia domanda era, rilasciandomi a quello che aveva detto, se cioè, questo Stato, che adesso diciamo è sostanzialmente di stallo, per cui non c'è una maggioranza forte, non ci sono dei poteri forti che raccolgono un grande bacino di voti, se questo è legittimato in parte da come è la Costituzione, cioè da quello che ho capito, sì. Ebbene sì, in parte è così. In parte è la Costituzione che favorisce più la frammentazione, la pluralità, che non la concentrazione dei poteri nelle mani di un governo. Questo sì, ma la Costituzione non può essere certo chiamata a correo di tutte le storture o delle cose che non funzionano, nel senso che per esempio il sistema elettorale non è in Costituzione e lo abbiamo cambiato. Se adesso non riusciamo a trovarne un altro nuovo o a riportarne in vita uno vecchio, non ci si riesce a mettere d'accordo, qui la Costituzione non c'entra. C'entrano i politici che non riescono a tirarsi un po' su dal piano appunto dell'interesse immediato, quello spirito che Croce invocava sulla Costituente, che in parte forse ispirò la Costituente, oggi nel dibattito politico è difficile vedersi. Grazie. Grazie. Io vorrei chiederle più un'opinione sull'Italicum, perché molti, cioè io sono stato colpito da una considerazione che quasi accusava di sfociare nella mancanza di democrazia nel senso nostro, inteso da tutti noi, quindi volevo chiedere appunto sul parere su. Vale quel che ho detto prima, secondo me questa critica non è fondata, ce n'è un'altra che invece è fondata. Se con un sistema basato sul doppio turno, sul ballottaggio, si riesce, anzi si è costretti in pratica a creare una maggioranza, perché quando si prevede un ballottaggio, cioè si va a votare, ci sono vari partiti o varie coalizioni, questo è da vedere e da decidere, ce ne sono faccia conto 4-5 e non si nessuna da sola sarebbe in grado di fare maggioranza e governare, anziché inventarsi dei trucchi, si rimanda gli elettori a votare e si fa un ballottaggio. Visto che il primo turno non ha dato una maggioranza, scegliete voi fra il primo e il secondo. A me non sembra così grave la cosa, anzi, rispetto ad altri marchingegni come quelli, eppure il Mattarellum di cui si sta parlando adesso, eppure non è una cattiva legge per altri aspetti, rispetto ad altri marchingegni, un sistema col doppio turno come l'Italia ha il pregio che a prendere la decisione poi alla fine sono gli elettori, non dei meccanismi automatici, dei dispositivi più o meno strani. Quindi secondo me io non avrei nulla in contrario, non credo che una maggioranza forte, un governo autorevole siano di per sé presentino pericoli di autoritarismo o di dittatura. Altrimenti che dovremmo dire della Gran Bretagna, dove c'è un sistema dove da secoli vince un partito e l'altro perde e lì finisce prima delle elezioni successive, o degli Stati Uniti o della stessa Francia, sono tutti regimi autoritari? Secondo me no, c'è un motivo però per cui l'Italicum oggi non si può più riproporre, e il motivo era che l'Italicum aveva un senso se fosse stato abolito il Senato. Il Senato, secondo la Costituzione, deve essere eletto su base regionale. Qui sarebbe un lungo discorso, c'è cioè, mezzo il vecchio sistema del Porcellum, il vecchio in realtà, non tanto vecchio. Allora, se si devono trovare delle maggioranze omogenee in ogni regione, diventa un gran pasticcio. L'Italia comunque poteva funzionare se fosse stato abolito il Senato.
altrimenti oggi la vedo molto difficile. Tutto si può fare, tutto si può inventare. Io a questo punto, anche se non mi sono chiesto il parere, ve lo dico, rimetterei il Mattarellum, non per altro, ma perché è un sistema che già è stato collaudato. Quantomeno non ci sarà la Corte Costituzionale che lo boccia perché è già stato sperimentato e approvato in passato. A un certo punto bisogna, come dire, pensare che il meglio è il nemico del bene e cercare le cose più semplici che ci aiutino a uscire da questa impasse. Scusi l'informazione, ma il Mattarellum è un proporzionale con lo sbarramento al 3 o è proprio puro? No, il Mattarellum è sostanzialmente un uninominale. Collegi che eleggono, collegi piccoli che eleggono un solo deputato. Per non fare un passaggio troppo brusco, si pensò allora a fare un temperamento per cui i tre quarti dei seggi andavano assegnati secondo questo meccanismo appunto di collegio uninominale. Il restante, no, il 70%, sì, quella parte. L'altra parte veniva assegnata a liste, divisa per liste, con un sistema più complicato ancora che era lo scorporo, perché il Senato quello non me lo chiede perché non me lo ricordo più. Comunque erano liste bloccate, tra l'altro, quindi quelle che adesso hanno fatto tanto arrabbiare. Per cui si dava un voto al.